Bentrovati ad una nuova puntata di Estate in Appennino, una puntata che inizia da qui, da Monte Ovizzo di Pavullo, dove si sono festeggiati i 30 anni della festa di Aseo qui nell'Appennino modenese. E si sono festeggiati naturalmente all'insegna della solidarietà e dei contributi per questa associazione che è importantissima per tutto il territorio provinciale, all'insegna della Marcore, della musica anni 60, 70, 80, con protagonisti conosciutissimi, uno dei quali Joe Squill. Paolo, direi che questa festa a Monte Ovizzo, nuova location per Aseo, sia un successo. Al momento è un successo strepitoso e quindi è comunque un grandissimo successo. È il secondo anno che la facciamo qui a Monte Ovizzo. L'anno scorso ci è servito come rodaggio perché una location nuova, nuovi problemi da affrontare, e quest'anno direi che siamo riusciti un po' a inquadrare il tutto, naturalmente alzando il livello degli spettacoli serali che offriamo gratuitamente tutte le sere. Ecco, un livello veramente alto, da Paolo Belli addirittura a questa sera dove si riunisce un po' tutta la musica anni 60, 70, 80 in un'unica serata, l'ha sottolineato lei, gratuita. Sì, esattamente. Diciamo che mi hanno dato una grandissima mano gli amici di Radio Bruno e Radio Stella. Siamo riusciti a portare un artista come Paolo Belli, accompagnato da una band, a mio parere, strepitosa. E stasera qualcosa che ricorda molto la mia adolescenza, e quindi sono strafelice, anche perché sono io che mi occupo personalmente di recuperare spettacoli di vario genere, insomma. No, e poi al di là dello spettacolo in sé, degli spettacoli in sé, quello che impressiona è la fila agli stand. Chi viene qui sa che si mangia bene e soprattutto si fa del bene. Beh, di questo io devo ringraziare. Ieri sera eravamo in 180 volontari, stasera qualcheduno di più, la prima sera uguale, senza di loro tutto questo non sarebbe possibile. Cerchiamo di dare quantità e qualità allo stesso tempo, e al momento il riscontro è veramente molto molto positivo, però devo sempre ringraziare tutta quella marea dai bambini e gli adulti che si danno da fare per darci una mano, anche perché stiamo affrontando un progetto come ASOP enorme e abbiamo bisogno di farci conoscere e di conseguenza anche di raccogliere fondi. Andrea, oggi a Pavullo per solidarietà, per l'Aseo, per Radio Stella Live, con diciamo così il meglio della musica del secolo scorso, ma anche attuale. Beh sì, perché è l'effetto memoria, no? Cioè, riesci sempre ad accattivare il pubblico con questi artisti che in realtà sono ancora in attività, però metterne insieme quattro così, chi ci viene a vedere normalmente riesce a rivivere quello che è un pezzo della propria gioventù o adolescenza. Infatti il pubblico è sempre mediamente age, però poi in realtà abbiamo scoperto che tante sonorità attuali vengono tutte remixate dai DJ e sono poi in realtà le canzoni che cantano questi artisti qua, quindi tutto sommato cambiano magari, non so, dei suoni, però alla fine tu le puoi sentire anche adesso in radio che sono remixate, ma in realtà sono successi degli anni 70, degli anni 80, a tratti anche anni 90. Ora, questa sera c'è una parte particolarmente sovversiva della musica, perché Joe Squillo partì in una maniera molto importante col punk e poi insomma abbiamo visto la carriera che ha fatto. In egual misura Ivan Cattaneo fece la stessa cosa, tra l'altro prendendo tutte le canzoni degli anni 60 negli anni 80, rifacendole tutte quante, da Una Zebra Pua al Ballo di Simone e quant'altro. Poi vabbè, abbiamo un grande classico che sono i Rock, e loro devo dire che insomma con tutta la loro discografia hanno fatto veramente, come dicono loro, i Silver Years. E alla fine arriva lui, che è Sandy Martin, con i suoi grandi successi che specialmente in estate hanno un sapore di Ibiza, ecco, nonostante siamo a Pavullo, come dice quello là, questa non è Ibiza per forza, siamo a Pavullo. Joe Squillo oggi a Pavullo, una festa per l'Appennino modenese, tra l'altro per solidarietà, per l'Aseo. Diciamo che tutte le iniziative che vengono fatte per la comunità sono straordinariamente importanti, ma non importanti in modo marginale, sono importanti
per una, veramente uno scopo preciso, ma economico, di sostegno, ma anche spirituale. Credo che sia importante che ci sia il senso proprio della comunità, e la musica è una lavatrice dell'anima che genera e rigenera i dolori, che rigenera gli odi, il rancore, e quindi ci porta l'allegria, ma un'allegria profonda, un'allegria vera, e spero di portare gioia e una bella energia. Come tutti i venerdì è il momento di dare la linea a Milena Valoni, che con suo marito Davide e i due gemellini questa sera ci porterà a scoprire il castello di Sestola. Buongiorno a tutti, oggi ci troviamo a Sestola, pronti per raggiungere il castello di Sestola attraverso l'Anello della Fratta. Il percorso parte dal centro del paese, si imbocca via della Rocca all'altezza dell'ufficio postale e si sale per alcune centinaia di metri lungo via della Rocca, che è questa strada che porta proprio al castello. Però noi pochi metri prima della vetta imbocchiamo questo sentiero sulla sinistra, che ci permette di percorrere un anello fresco nel bosco che porta fino alla zona della Fratta. Poi da lì, quindi in discesa, poi da lì si risale fino ad arrivare in vetta al castello, al Parco della Covetta, e da lì si può ammirare il panorama e visitare anche i musei del castello. Ecco, qui lungo il sentiero si incontra una grande varietà di specie arboree differenti, da quelle introdotte dall'uomo come il pino nero, e a quelle spontanee come il frassino, e quindi è una zona veramente molto bella oltre ad essere fresca. Ora queste pigne dove le mettiamo, bimbi? Nello zaino? Sì, nello zaino. Vieni. Questo sentiero, così come altri che partono dal centro di Sestola e portano nei dintorni del paese, sono stati classificati con la sentieristica, la segnaletica bianca e azzurra dal comune. C'è un'apposita cartina che è possibile reperire allo IAT del Cimone. Questo in particolare, quindi l'ufficio turistico, questo in particolare è il sentiero numero 10 che stiamo percorrendo adesso. Lungo il sentiero è facile trovare quindi tantissime tracce sia degli animali sia degli alberi. In particolare Francesco ha trovato questo seme di carpino che ora custodisce gelosamente, vero Franz? Te lo porti a casa? Questo è un albero che è utile conoscere perché i frutti adesso sono verdi, poi a maturazione diventeranno rossi e sono velenosi, e è l'evonimo o cappello da prete, perché il nome è dovuto alla forma particolare del frutto. L'Anello della Fratta è un giro comodo per chi vuole, pur rimanendo appunto vicino al centro, fare un sentiero in mezzo alla natura che esca un attimo dai percorsi proprio più cittadini tra virgolette, e è un anello fattibile anche per bambini ovviamente, per tutte le età, e abbiamo visto passare anche dei cavalli, quindi lo fanno anche a cavallo. Ecco, proprio in questo tratto pianeggiante si incrocia il sentiero, poi è indicato Anello della Fratta, che adesso inizia a salire e ci porta in vetta in pochi minuti, in realtà la salita, quindi andiamo ad agio ed arriviamo al castello. Lungo la salita si trova un altro incrocio, il sentiero numero 10, sempre segnavia bianco e azzurro, ci riporta senza salire in vetta al centro del paese, sempre compiendo un anello. Invece, proseguendo l'Anello della Fratta, arriviamo al castello, che è la nostra strada. Su, sì, esatto. Lì si prosegue e si arriva al centro del paese, ma noi prima passiamo dal castello.
Terminata la salita si giunge nel bellissimo anfiteatro del Parco della Covetta, proprio sotto le mura della Rocca. E da qui abbiamo un bellissimo panorama su tutta la Valle del Leo, dal punto dove il torrente Leo nasce e ai piedi di Fanano fino al punto dove confluisce assieme allo Scoltenna a formare il Panaro. Lo sguardo poi spazia anche fino alle alte vette del Crinale, si vede il Corno alle Scale, e si vede il Cupolino, lo Spigolino nella zona bellissima del lago Scaffaiolo. La Rocca di Sestola è stata dal 1300 sede del capitano che governava la provincia del Frignano fino al 1801, quando poi la provincia del Frignano è stata sciolta. Ancora prima però ci sono le testimonianze delle mura medievali, dell'incastellamento che precedeva la rocca che si vede ancora oggi, e ancora precedentemente sono stati ritrovati nell'area reperti archeologici di età protostorica e poi di età romana, quando il Frignano era abitato dai Liguri Friniates. Siamo all'interno della zona adibita a museo del Castello di Sestola. Siamo con Marisa Burchi, esperta di storia locale. Quindi qua quali musei si possono visitare? Qui si possono visitare il Museo della Civiltà Montanara, il Museo degli Strumenti Meccanici e Musicali Meccanici, e il Museo di Teresina Burchi, la Stanza dei Ricordi, Teresina Burchi soprano, e il Museo della Linea Gotica, che è questo nella torre. Poi ci sono anche gli affreschi della chiesa di Roncoscale che sono stati portati qui al pian terreno, e poi c'è l'orto del governatore. Insomma, ci sono anche tante altre mostre temporanee. Insomma. I musei sono gestiti dall'Associazione Culturale Escamadul in collaborazione con il Comune di Sestola, e sono aperti adesso tutti i giorni, sì. Quindi dalle 10.30 alle 13 e dalle 16 alle 19. Fino alla fine del corso. Da qui, dal Castello di Sestola, vi diamo appuntamento ad una prossima camminata con la Via dei Monti, con Estate in Appennino. Potete consultare le nostre camminate sul sito internet www.laviadeimonti.com. Ciao a tutti! Ciao ciao! Ciao ciao! Ricordatevi che anche in estate c'è bisogno di sangue e di plasma. E vi chiediamo di continuare a donare sempre in tutta sicurezza. Il plasma è una componente del sangue ed è altrettanto importante per creare dei farmaci indispensabili per molte patologie. A differenza del sangue, in Italia non abbiamo plasma a sufficienza. È una donazione più leggera perché il plasma non comporta prelievo di ferro e la può fare anche chi è un po' anemico e soprattutto le donne. E dopo c'è sempre una ricca colazione offerta da Avis per rimettersi subito in forze. Programmate la vostra donazione prima di partire, è importante. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Estate in Appennino, che ci ha portato in giro per le nostre montagne, una scoperta del Castello di Sestola, ma anche a fare un tuffo nel passato, all'insegna della musica anni 60, 70 e 80. Una puntata che, se vorrete, potete rivedere sul nostro sito internet all'indirizzo appenninonews.it o direttamente sul nostro canale YouTube. Seguiteci sui social, Facebook e Instagram, per avere anticipazioni sulla puntata in onda la sera. E poi, se volete, ci vediamo domani, perché Estate in Appennino non si ferma, torna domani sera. Stesso orario, stesso canale.